Il camion militare avvistato a Resana è effettivamente un mezzo dell'aeronautica militare. Era appena uscito da un'autofficina verso le 15 ieri quando qualcuno lo ha immortalato. Si tratta di un blindato comprato all'asta in un'autodemolizione a Bologna da Luca, autotrasportatore di Piombino Dese. Tanto il clamore attorno a lui e ai suoi sedicenti propositi contro l'imminente tendopoli degli immigrati. Oggi chiarimenti con i carabinieri di Castelfranco, dove si è presentato spontaneamente. Stamattina sono stato dai carabinieri. Ieri abbiamo chiarito un po' le cose perché erano un po' tutti allarmati in paese e non solo in paese, anche in provincia. Sì. Nessuna denuncia a carico dell'autotrasportatore che ha spiegato ai militari il motivo del transito di quel mezzo proprio a due passi dal centro città. Veniva caricato in un carrellone per essere trasportato in direzione Salerno, che sabato e domenica prossima, cioè domani e dopodomani, abbiamo una manifestazione a Salerno, in provincia di Salerno. Ha spaventato un po' la cosa perché è di colore verde militare, quindi magari fa un po' di più effetto se fosse stato bianco, ecco, tutto là. Il blindato, ha spiegato, usato per manifestazioni tra appassionati, per raduni del settore e non per ragioni di carattere politico. È un tiro di una slitta dove dobbiamo arrivare ai 100 metri, chi arriva prima praticamente vince un premio. È un campionato a livello nazionale ma anche internazionale. Chiarito il fraintendimento, il tanco dopo Salerno domenica prossima tornerà nuovamente a Resana. Per vedere questo tanco all'opera dobbiamo venire fino a Salerno. Per vedere questo tanco all'opera vi aspettiamo il 25 di settembre a Castelminio alla festa della Puenta.